Amici di Tele2, appassionati di calcio, è Fabio Caressa che vi saluta e vi dà il benvenuto allo stadio 21 settembre di Matera, dove tra poco si disputerà la 23esima giornata del campionato nazionale di Serie C1, Girone B, anticipo naturalmente in diretta su Tele2. È una partita importante per la squadra di casa e Matera sta infatti tentando di tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica, se possibile di evitare anche i play-out. Era partita, per la verità, la squadra con tutt'altre ambizioni, cercava addirittura di lanciarsi per i play-off. E i play-off restano l'obiettivo principale invece della Juve Stabia di Castellammare, che sta cercando di agganciare le posizioni importanti di classifica davanti di un punto Lodigiani e Casarano, un Casarano un po' in calo. E dunque spera la squadra campana, squadra che ha un presidente molto noto nel mondo del calcio, Roberto Fiore, che è stato anche presidente del Napoli fino al 1970, un presidente di professione, se così vogliamo dire, perché spessissimo si è messo a capo di società non solo di calcio, ha presieduto anche per esempio il Posillipo di pallanuoto. C'è gemellaggio tra le due tifoserie biancoazzurri di Matera e gialloblu invece del Castellammare di Stabia. Lo Juve Stabia, le Vespe di Juve Stabia stanno andando bene in questo torneo, forse anche al di là delle aspettative, ma c'è stato qualche problema come conduzione tecnica e Fiore ha deciso di allontanare l'uomo che aveva allenato la squadra fino all'ultima giornata di campionato prima della sosta, e cioè Cucchi. Al suo posto è arrivato Chiancone, allenatore della Beretti, e ci sono state a quanto pare delle insanabili divergenze sull'impiego di alcuni giocatori, in particolare in Italia, che peraltro è rimasto poi oggi ancora in panchina, di Più Belli, di Talevi, che veniva utilizzato in maniera non ottimale sempre secondo il presidente. C'è stata anche un po' di polemica, ma poi ora le cose sembrano essersi tranquillizzate e Cucchi se ne è andato senza, tra l'altro, fare troppe polemiche, senza alzare troppo la voce, anche se certo non è rimasto particolarmente soddisfatto dal comportamento della dirigenza. Ma noi ci occupiamo ora dell'allenatore invece del Matera, Francesco Di Benedetto, classe 1941, ha allenato moltissimi anni il Matera, tra l'altro è anche un professore di liceo, un professore di istituti superiori, che solamente quest'anno è andato in aspettativa. E allora vediamo subito l'intervista a Francesco Di Benedetto, poi linea alla regia e poi di nuovo in diretta da Matera per Matera Juve Stabia. Di nuovo in diretta dallo stadio 21 settembre di Matera, pronti al via Matera Juve Stabia per la 23esima giornata del campionato nazionale C1 e l'anticipo naturalmente del girone B. Vediamo insieme subito, se possibile, le formazioni delle due squadre. Dovrebbe esserci prima però l'inquadratura dell'arbitro, eccolo qui il signor Francesco Stazzera di Trapani, assicuratore, coadiuvato dai signori Panella e Reginaldi, tutti e due di Roma. È una partita, dicevo, sicuramente importante per entrambe le squadre, che hanno obiettivi diversi: abbandonare la zona bassa della classifica in Matera, lanciarsi invece nelle primissime posizioni se possibile la Juve Stabia. Non c'è moltissima gente, per la verità, allo stadio oggi, e questo è uno degli elementi più negativi sottolineati anche dalla presidenza stessa del Matera. Matera che è più concentrata, per la verità, sulla squadra femminile di pallavolo, che sta dando grandissime soddisfazioni a livello nazionale ed internazionale. Vediamo subito la formazione dello Juve Stabia, che gioca con Fabri, De Simone e Rivi, Più Belli, Veronica Mudio, Pizzo, Talevi, Celestini, Musella e Lunerti, allenatore signor Chiancone, come detto, che ha sostituito invece Cucchi. Vediamo anche la panchina, dove siede un po' una delle pietre dello scandalo, che cioè Italia, che in panchina siede accanto ad Orsino, a Sorrentino, a Costantino e a Romei. Vediamo anche ora la formazione del Matera, nessun problema direi in linea generale di formazione per le due squadre, o quasi nessuno nel Juve Stabia. Manca Onorato, che non ce l'ha fatta a riprendersi. Ecco il Matera: Bruno, Italia, Marino, Landonio, De Ruggero, e Cicchetti, Callegari, De Rosa, Bartolelli, Dermilio e Tatti. L'allenatore signor Di Benedetto. Non si era mai vista nel Matera di quest'anno un'azione come quella che al quarto d'ora del primo tempo ha portato al vantaggio i biancazzurri sulla Juve Stabia. Percussione di Callegari dalla destra, lungo cross e Cecchetti che di testa supera tutti, anche il portiere. Un Matera spumeggiante, quello che ha battuto una delle prime della classe. Grande anche nel raddoppio, gran tiro di Tatti da una ventina di metri e nell'azione di Landonio che ha fatto tremare a lungo la traversa. I campani non si sono mai visti,
e nella ripresa solo un errore della difesa di casa ha permesso all'Unerti di accorciare le distanze. La grande giornata degli uomini di Di Benedetto, confermata dalla gran mole di gioco e dal gran numero di occasioni mancate, da Tattin un paio di volte, da Bressi subentrato a uno spento Bartolelli, da De Ruggeri al termine di un rush individuale entusiasmante e da D'Ermiglio prima del fischio finale. Ma le perle della giornata restano i tre punti in più in classifica e il gran gol di Tatti. L'ho stoppata con la gamba, poi ho tirato di prima intenzione, è andata bene. Ma non è stato soltanto il gol, è tutto un grosso lavoro in avanti insieme a Calegari. Sì, è stata una bella partita, ci siamo mossi tutti bene, la squadra ha reagito bene, l'importante è che nei momenti difficili riusciamo sempre a uscire indenni, diciamo. Forse si è sofferto un po' più di quanto fosse necessario, forse nel secondo tempo potevate veramente goleare alla grande. Sì, infatti abbiamo preso questo gol che non ci voleva proprio, perché abbiamo sofferto fino all'ultimo. Poi noi abbiamo sbagliato anche con me delle occasioni banalissime proprio da poter chiudere la partita, invece non è stato così, abbiamo sofferto fino all'ultimo e abbiamo fatto soffrire anche il pubblico, che è stato grande oggi. Questa mattina ha finalmente trovato la sua quadratura definitiva e una squadra che può andare nella volata finale? Ah, speriamo, se continuiamo così ci prenderemo delle altre soddisfazioni.